Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi vi riportiamo alcune notizie interessanti che circolano dietro le quinte del mercato trasferimenti. Il Napoli, sempre attento alle occasioni per rinforzare la rosa, tiene d'occhio un nome che potrebbe rivelarsi cruciale per il centrocampo guidato da Antonio Conte. Il marocchino, protagonista dell'ultimo mondiale e giocatore fondamentale della Fiorentina, è entrato nel radar della nostra squadra. Ma cosa significherà questo possibile acquisto per il futuro del Napoli? Come può Amrabat trasformare il settore del centrocampo e qual è la posizione del club in questo mercato? Resta con noi per comprendere tutti i dettagli di questa trattativa. Innanzitutto contestualizziamo la situazione. Sofyan Amrabat, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni per chi segue il calcio internazionale, è stato uno dei nomi di punta della squadra marocchina ai mondiali del Qatar. La sua prestazione ha attirato l'attenzione dei principali club europei e ora il Napoli emerge come un forte candidato per acquisire i servizi del talentuoso centrocampista. La notizia che il Napoli è stato informato delle condizioni di Amrabat è stata diffusa da Fabrizio Romano, uno dei giornalisti di mercato più rinomati del panorama europeo. Romano sottolinea che il Napoli non solo ha espresso interesse, ma ha anche iniziato a studiare la fattibilità finanziaria di questo acquisto. Il marocchino, che attualmente gioca nella Fiorentina, è visto come una delle opzioni per rinforzare il centrocampo azzurro. Amrabat è noto per la sua capacità di occupare gli spazi, il suo potere di marcatura e la capacità di avviare azioni offensive da centrocampo. Con queste caratteristiche potrebbe integrare lo stile di gioco di Antonio Conte, che privilegia un centrocampo solido e combattivo. Inoltre, la sua esperienza internazionale sarebbe una grande risorsa per la squadra partenopea, soprattutto in competizioni di alto livello come la Champions League. La trattativa, però, non sarà facile. Amrabat è stato uno dei pilastri della Fiorentina, e difficilmente il club fiorentino cederà il giocatore per una cifra bassa. Si stima che la trattativa possa valere dai 30 ai 35 milioni di euro, un investimento non indifferente per il Napoli. Ma considerando il potenziale impatto del giocatore sulla squadra, molti credono che ne valga la pena. Ma cosa spinge davvero il Napoli a investire su Amrabat? Oltre alle qualità tecnico-tattiche, c'è bisogno di rinforzare la rosa per mantenere la competitività su tutti i fronti. Antonio Conte, che ha assunto la guida di questa stagione, è consapevole dell'importanza di avere un centrocampo equilibrato, in grado di resistere sia alle esigenze della Serie A che alle sfide della Champions League. Ed è qui che Amrabat si inserisce perfettamente. Può agire sia come centrocampista, sostenendo la difesa, sia come attaccante, aiutando a costruire le giocate. La sua versatilità tattica sarebbe una grande risorsa nelle mani di Conte, permettendo all'allenatore di adattare la squadra ai diversi avversari e alle situazioni di gioco. Il Napoli, però, non è solo in questa corsa. Anche altri club europei, comprese le squadre della Premier League, tengono d'occhio l'Amrabat. La concorrenza si preannuncia agguerrita e il Napoli dovrà agire rapidamente se vuole assicurarsi l'acquisto del marocchino. Inoltre, bisogna considerare il desiderio del giocatore stesso, che cercherà sicuramente un progetto ambizioso e competitivo. E cosa significa questo per gli altri giocatori del centrocampo del Napoli? Se dovesse arrivare Amrabat potrebbe esserci una riconfigurazione delle opzioni di Conte. Giocatori come Lobotka e Anguissa dovranno dimostrare il loro valore per assicurarsi un posto nella formazione titolare. L'arrivo di Amrabat aumenterebbe la concorrenza interna, cosa che in genere alza il livello di tutta la squadra. Un'altra questione importante è l'impatto finanziario di questa possibile assunzione. Il Napoli, sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis, è sempre stato conosciuto per la sua prudenza finanziaria. La decisione di investire una somma significativa nell'Amrabat dimostra l'ambizione del club di consolidare la propria posizione tra i giganti europei. Tuttavia, ciò significa anche che altre aree della squadra potrebbero passare in secondo piano nel mercato dei trasferimenti, se l'accordo dovesse andare a buon fine. Inoltre, l'arrivo di Amrabat potrebbe influenzare la decisione di altri potenziali giocatori. Sappiamo che nel mercato,
Ingaggiare un big può attrarre altri talenti, che vedono nel progetto del club una strada promettente. Amrabat potrebbe quindi essere solo il primo di una serie di rinforzi che il Napoli ha in programma per questa stagione. È importante però ricordare che finora non c'è nulla di ufficiale. Le trattative sono ancora in una fase preliminare e molti fattori potrebbero influenzare l'esito di questa storia. I prossimi giorni saranno cruciali per capire meglio le intenzioni del Napoli e come la Fiorentina risponderà all'interesse per il proprio centrocampista. Di certo l'arrivo di Sofyan Amrabat potrebbe provocare una vera e propria rivoluzione nel centrocampo del Napoli, portando non solo un aumento della qualità tecnica, ma anche una maggiore solidità difensiva. E questo ci porta a riflettere su come la squadra di Antonio Conte possa riorganizzarsi tatticamente per massimizzare l'impatto di questo ingaggio. Una delle caratteristiche principali di Amrabat è la sua versatilità. È un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, il che darebbe a Conte la possibilità di testare nuovi moduli e strategie nel corso della stagione. Ad esempio, con Amrabat al fianco di Lobotka e Anguissa, il Napoli potrebbe adottare un centrocampo più combattivo, capace di dominare il possesso palla e neutralizzare gli attacchi avversari. Questa configurazione porterebbe un equilibrio tra difesa e attacco, qualcosa di essenziale per mantenere la coerenza per tutta la stagione. D'altra parte, la presenza di Amrabat potrebbe liberare altri giocatori per ruoli più offensivi. Lobotka, ad esempio, potrebbe avere più libertà di avanzare e partecipare alla creazione delle giocate, sapendo che esiste una solida retroguardia a coprire eventuali disarmi. Questo renderebbe il Napoli una squadra più dinamica e imprevedibile, difficile da marcare per gli avversari. E non possiamo dimenticare il fattore psicologico. L'acquisto di un giocatore di calibro internazionale come Amrabat aiuterebbe sicuramente il morale della squadra. I giocatori saprebbero che il club si impegna ad offrire le migliori condizioni per ottenere grandi risultati, il che può essere uno stimolo in più per mantenere concentrazione e determinazione in tutte le competizioni. Ciò è particolarmente importante nei momenti di pressione, come le partite decisive di Serie A o di Champions League, dove la differenza tra successo e fallimento sta spesso nella fiducia e nella mentalità della squadra. Inoltre, Amrabat porta con sé una preziosa esperienza in competizioni di alto livello. Ha già affrontato grandi avversari in Europa e sulla scena internazionale, che potrebbero essere cruciali per il Napoli nelle partite contro i giganti del continente. La sua capacità di mantenere la calma nelle situazioni di pressione e di prendere decisioni rapide ed efficaci potrebbe essere un fattore decisivo nei momenti critici della stagione. Ora, tornando al punto della trattativa, è interessante osservare come si muove il Napoli in questo mercato. Giovanni Manna, direttore sportivo del club, è stato molto attivo nell'esplorare diverse opzioni per rinforzare la rosa. L'approccio del Napoli è stato attento, bilanciando la necessità di rafforzare la squadra con la prudenza finanziaria che ha caratterizzato la gestione di De Laurentiis. Ciò dimostra un club che pensa a lungo termine, cercando non solo il successo immediato, ma anche la sostenibilità per le prossime stagioni. Tuttavia, come accennato in precedenza, il mercato dei trasferimenti è imprevedibile. Fino alla firma del contratto e all'annuncio ufficiale, tutto può succedere. Il Napoli dovrà essere rapido ed efficace per garantire l'ingresso di Amrabat in squadra, soprattutto con gli altri club che tengono d'occhio il marocchino. Per concludere è fondamentale evidenziare cosa rappresenta questo possibile acquisto per i tifosi napoletani. Vedere il Napoli competere con i grandi nomi del mercato è un chiaro segno che il club è su una traiettoria ascendente, cercando di consolidarsi tra i migliori d'Europa. Se Amrabat arriverà davvero, sarà un altro tassello importante del puzzle che Antonio Conte sta mettendo insieme, con l'obiettivo di portare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. E tu, tifoso napoletano, cosa ne pensi di questa trattativa? Crede che Amrabat sia il nome giusto per rinforzare il centrocampo del Napoli? O preferiresti vedere il club investire in un altro ruolo? Lascia il tuo commento e condividi le tue opinioni. Questo è uno spazio in cui tutti i napoletani possono esprimere la propria passione e le proprie aspettative per il nostro amato club.
Ci vediamo al prossimo aggiornamento e andiamo avanti insieme, sostenendo sempre il Napoli verso la vittoria. Forza Napoli sempre!